I costi della produzione agricola sono insostenibili e gli imprenditori, in mancanza di risposte, sono pronti a bloccare la produzione della prossima stagione. È l'allarme lanciato da Legacoop Puglia durante la quarta commissione agricoltura, presieduta dal consigliere PD Francesco Paolicelli. Si è tenuta in regione l'audizione richiesta dal presidente Legacoop Carmelo Rollo per fare il punto sulla strategia di contenimento dei costi energetici. Abbiamo accolto subito l'invito di Legacoop, ha commentato Paolicelli, precisando che l'aumento dei costi delle materie prime e rincari delle bollette sono una realtà che ormai riguarda tutti. Rollo chiede una strategia che vada oltre i ristori. Capirete che i costi si possono tranquillamente moltiplicare e quindi possono diventare veramente un problema rispetto alla produzione. Abbiamo fatto una verifica, spiega Rollo, un percorso di ascolto dei soci, delle cooperative che hanno messo in luce non soltanto i costi legati agli anticrittogamici e concimi, ma anche quelli pesantissimi necessari per l'utilizzo delle risorse idriche, che richiede in media una quantità di energia di 40 kWh. Rollo chiede anche di avviare un percorso di programmazione reale, realizzando una piattaforma del sistema agricolo per fornire risposte immediate. E soprattutto è urgente, spiega, puntare alla sostenibilità energetica. Come Regione Puglia vogliamo spingere le imprese in questa direzione, ha risposto l'assessore allo sviluppo economico Alessandro Dellinocci. Oggi discuteremo nel partenariato economico-sociale questa opportunità che stiamo modificando in un bando che presenteremo nei prossimi giorni e che abbiamo intenzione di incentivare l'autoconsumo energetico sui tetti delle imprese. Un altro bando che è relativo al PNRR che riguarderà il solare sopra i tetti delle imprese agricole, così come oggi sollecitato da Lega Cooperative.